71 Buonasera. che parte alle 20:30. Siamo in live. Buonasera. Siamo in live. Siamo in live. Buonasera a Buonasera tutti. Carlo. Ciao. Ciao. Marco, come orario puoi partire anche adesso. L'importante è che non prendi un gate già assegnato. Sono tutti assegnati in realtà, e sto Ah, vedendo. ok. Sono 653, 654, 3, 2, 1, 1B. Perché in effetti ha qualcuno. Prendi dopo che decolla qualcuno, mettiti al posto di chi lascia prendere. Il primo qua vedo alle 20:15, al 6 Alle chi 20:12 c'era? c'è Daniele, mi sembra. Senti, Lascialo Marco, prendere. Marco, io adesso pusho tanto, quindi se vuoi il 107. Dove sei? Su che stand sei? Il 107 te lo No, però a passo. Bologna. A Bologna, però, sì. Ma Ah, no, scusa, Daniele. scusate, credevo dicessi a Bologna. Anch'io, infatti. No, sono già a Corfuio. Ah, senti, ci sono io a Corfù. Dimmi, a che ora parti? Io appena possibile, perché sto ultimando la In che preparazione. stand sei? Sono sul 9. Gli Al danno, 9. ma che tempo c'è a Corfù? Ah, detto è Calma, cavo, ok, non ti preoccupare, vuoi in caldo. calma pianta. Dico, si può fare il bagno. Sì, state tranquilli. Perché Active Sky non ci dà la deviation visa? Ah, non lo so. No, non prende. Devi caricare il piano di volo come si chiama? Dal simbrief. No, lo metto diretto io. Sì. Cioè, lo metto, lo digito Sì, e mi dimmi. diverto. Credo che mi devi dare una mano. Ti devo dare una mano. E non riesco a collegare con la radio. Altrimenti mi Metti la fumo qua, frequenza. sennò. Fai come ti ho detto io. Clicca sulla barra sopra là. Vedi che ti compare tutti i controllori. Etano, quando Diga. parti mi avverti che così mi Certo, metto al la posto vedo. tuo? Ho letto un 893 che dovrebbe essere in partenza. Chissà dov'è. Luca, lo vedi anche tu questo italiani volanti che mi sta venendo addosso? Non sto guardando. Allora. Aspetta. Sì, è uscito da un hangar. Esatto, è uscito dai vigili del fuoco, credo. L'ultima volta. Mamma mia. Ma sarà che hai Ve lo ve scenario? vedete, ragazzi, la differenza della scuola di volo tra noi e loro. Allora, Luma 5 Zulu. Questo No, ma sarà lo scenario di default. ce l'ho anch'io di default, per cui l'ho visto uscire da pompieri, per cui Però, è però un conto è X-Plane, un conto è FSX o vero B3B. anche Oh, si è caricato il meteo, dai. quello. Mi confermate 1019? Prima 1019, l'altra sì. volta qua, perché mi ha Ok. messo così? Non lo so. Allora, Lipe LG KR A319. Perché mi dà la Questo lo 30 sapevo. la 12. Ok. Questo ok. Luma 6X. Sell out. Sullo Zibo, sull'FMC, dove c'è sell nella pagina N1, ci va scritto una temperatura? No, no. Ma tu 737? Sì. No, non mettere niente là. In quale pagina, scusami? Hai visto quando metti la rotta, poi metti le performance, l'initial performance, nella pagina dove c'è take off 1, take off 2, o climb 1, climb 2. Non ho capito, no, non ho. Tu hai Aspetta, F. questa pagina. In alto a sinistra c'è sell OAT. OAT è la temperatura esterna. E sell? No, cliccagli sopra, vedi che quello te lo popola stesso lui.
Basta, quella là a sinistra, non c'è bisogno, c'è bisogno solo di quella a destra, non è un problema. Non serve. No, okay. Non serve, vai avanti. Non è, Luca, non... Luca. Sì. Da un video di Fattrizza diceva di mettere 5 qua, cioè di simulare una temperatura più alta, insomma, c'è un discorso... Ah, per far aumentare le cose, ho capito. Metto così, siccome di lui non mi fido, metto 55. Vabbè. Ma fondi. 20 Signori, ma neanche un orologio svizzero chiede il taxi alle 12 e inizia a fare il taxi alle 12, cioè voglio dire. Ma di che stiamo parlando? Ma mia madre, tu vai nella nebbia in Valpadana. Eh? Ma di cosa stiamo parlando? Da Corfù partiamo dalla 34. Senti, io avevo impostato la 16, anche perché la 34 faccio il backtrack. E basta che partiamo tutti uguali, insomma, così. Lo so, magari leggiamo le informazioni sui Unicom che... Siccome è uguale, non c'è controllo, quindi la 16? Io parto dalla 16, perché mi evito il... A Corfù mettiamo tutti la 16, dai. Va bene. Daniele. Non c'è Daniele. Vabbè. Allora, chiamo anch'io, faccio... Take off... Wait. Che ci mettiamo a take off? Chi ci sta qua? Cioè, ragazzi, Dani, ma che ti ha dato la Peleg Six Hotel? No, no. Qui non hai Peleg tu? No. A me ha dato la Luba 6 X-Ray. Va bene, perché no, io c'ho Peleg. No, io Luba. Raga, ci sei riuscito? Bravo, grande. A far che No, forse poi c'era il rischio che non potevo. Bologna Ground Greening a Sicilia 03-35 Radio Check. Sicilia 03-35 Bologna Ground Reading you 5 Stop Time at 15. That's your message. Sicilia 03-35 Stand 104 Information Lima for clearance to Corfu, please. Roger, Sicilia 03-35 You are cleared to your final destination Lima Golf Kilo Romeo Corfu via Lumav 6 X-ray standard departure, initial climb 5000 feet, squawk 2101. Clear to Corfu, Lumav 6 X-ray departure, climb maintain 5000 feet, squawk 2101, Sicilia 0335. Sicilia 0335, read back is correct, report ready for push and start. We'll call it back ready for push and start, Sicilia 0335. Sicilia 0635, contact Bologna Tower on frequency 120.8. Ciao, buon volo. Bologna Tower 120.8. Ciao, grazie. Bologna Ground, good evening, Sicilia 0792. Charge 0792 Bologna Ground, pass your message. Air Sicilia 0792, stand 219er. We request clearance to Corfu. Roger, Sicilia 0792, you are cleared to your final destination Lima Golf Kilo Romeo Corfu via Lumav 6 X-ray standard departure. We shall climb 5,000 feet, squawk 2-1-2-1.
cleared at final destination Lima Golf Kilo Romeo via Luma 66 Ray, initial climb 5000, squawk 2121, Sicilia 0792. SCL 0792, repack is correct, report ready for push and start. Wilco, Sicilia 0792. Bologna Ground, buonasera, Sicilia 0128, for radio check. Ciao, SCL 0128, Bologna Ground, radio 5, stop time at 17, pass your message. Sicilia 0128, gate 217, request IFR clearance, destination Corfu. Roger, Sicilia 0128, you are cleared to your final destination on Lima Golf Kilo Romeo Corfu via Peleg 6 X-ray standard departure, initial climb 5000 feet, squawk 2101. Clear to destination Corfu via Peleg 2 X-ray, initial climb 5000 feet and squawk 2101 for Sicilia 0128. SCL 0128, just to confirm, is a Peleg 6 X-ray standard departure. Peleg 6 X-ray standard departure, SCL 0128. SCL 0128, read back is correct, report ready for push and start. Quick already for push and start, SCL 0128. Sicilia 0480, request clearance for taxi to runway 12. Roger, Sicilia 0480, taxi to the holding point Alpha Runway 12 via Zulu, right on Tango Quebec and Tango, local Queenich 1019. QNH 1019, taxi to run to holding point Alpha via Zulu, Tango, Quebec, Tango, Sicilia 0480. Sicilia 0335, request push and start. Roger, Sicilia 0335, push back and startup is approved facing northwest on Zulu. Push and start approved facing northwest on Zulu, Sicilia 0335. Route of cockpit. Please show me where you want to go. Ground to cockpit, tow is driving up. Bologna Ground, Air Sicilia 0792, ready for push and start. Roger, Sicilia 0792, push back and start up is approved facing northwest on Zulu. Push and start approved facing northwest, Air Sicilia 0792. Bologna Ground, Air Sicilia 0822, request push and start. Roger, Sicilia 0812, pushback and startup is approved facing the northwest on Zulu. Roger, push and start approved, Air Sicilia 0822, face on Zulu.
doors and hatches are closed, ready to connect. Connected and bypass pin inserted. Release parking brake. Starting pushback, and you may start engines. Bologna Ground, Sierra India Charlie 868, per check radio. Charlie Sicilia 868, Bologna Ground, radio 5, stop orario ai 2-3, passate il vostro messaggio. Bologna Ground, il Sierra India Charlie 868 al parcheggio 310 e pronto per il taxi. Roger Sicilia 868, è abile a partire dall'intersezione Delta pista 12, interrogativo? Affermativo. Ricevuto, Air Sicilia 868, rullate all'intersezione Delta pista 12 via Whisky. Tango Whisky e Tango, il QNH locale 1019. Bologna Ground, ripetere per favore le istruzioni per il taxi. Nessun problema, Air Sicilia 868, rullata al punto attesa Delta, pista 12 via Whisky, Tango Whisky e Tango, il QNH locale è 1019. Bologna Ground, ha ricevuto il Sierra India Charlie 868, si porterà al holding point Delta. Air Sicilia 0480, number 1 on departure, contact Bologna Tower on frequency 120.8, ciao, buon volo. Ciao, grazie, contatto la stazione richiesta. Bologna Ground, Air Sicilia 0792, ready for taxi. Roger, Sicilia 0792, taxi to the holding point Alpha, runway 12, via Zulu, right on Tango Papa, then Tango, local QNH 1019. Will you report the holding point Alpha Runway 12 via Zulu, Tango Papa, Tango, QNH 1019, Air Sicilia 0798. Tow is disconnected and bypass pin has been removed. Hand signal will be on the left. We'll see you next time. Have a safe flight. Sicilia 0649 request pushback and startup. Sicilia 0649 pushback and startup is approved facing northwest on Zulu. Facing northwest, Sicilia 0649. Request taxi a Sicilia 0812. Roger, Sicilia 0812, taxi to the holding point Alpha, runway 12 via Zulu, right on Tango Uniform, then Tango, local QNH 1019. Sorry, can you repeat the last message for Sicilia 0812?
Air Sicilia 0812, taxi to the holding point Alpha Runway 12 via Zulu, right on Tango Uniform, then left on Tango, correction, left on Tango, local coinage 1019. Roger, taxi at holding point Alpha Runway 21 via Zulu for Air Sicilia 0812, coinage 1021. Air Sicilia 0812 is Zulu, Tango Uniform and Tango. Roger, Tango Uniform and Tango, Air Sicilia 0812. Sicilia 0825, request taxi. Roger, Sicilia 0335, taxi to the holding point Alpha Runway 12 via Zulu, right on Tango Quebec, then Tango, local coinage 1019. Taxi holding point Alpha Runway 12 via Zulu, Tango Quebec and Tango, coinage 1019, Sicilia 0335, thank you. Bologna ground, Sicilia 0128, gate 217, request pushback and startup. Roger, Sicilia 0128, pushback and startup is approved, facing northwest on Zulu. Pushback and startup approved, facing northwest on Zulu, Sicilia 0128. Air Sicilia 868, state diventando il numero 1 alla partenza, contattate Bologna Torre sulla frequenza 120 decimali 8, ciao, buon volo. 868 ricevuto. Sicilia 0792, you are number 2 on departure, contact Bologna Tower on frequency 120.8, ciao, buon volo. Wave Tower 120.8, Air Sicilia 0792, thank you for your service, bye. Sicilia 0812, number 3 on departure, contact Bologna Tower on frequency 120.8, ciao, buon volo. Roger, number 3 for departure, contact tower 120.80, ciao, grazie. Air
Sicilia 0335 in regard number 4 on departure, contact Bologna Tower on frequency 120.8, ciao Bologna. Tower 120.8 for Sicilia 0335, ciao, grazie, buona serata. Unicom 12.8 for you, ciao Luca. Ciao Jack, grazie mille, con la Unicom e Sicilia 0792. Line up and wait runway 12 e Sicilia 0792. Ciao, good evening, Sicilia 0335, holding short, runway 12. Sicilia 0335, Bologna Tower, good evening, standing by. Standing by, Sicilia 0335. Runway 12, wind from 2002 knots, clear for takeoff. Clear to, for takeoff for 868. Nice Sicilia, voglio. Airborne at 36, we report Borgonovo. Airborne 0812 Bologna Tower, clear for takeoff runway 12, wind from 200 at 3 knots. Clear for takeoff runway 12, Sicilia 0812, wind contact. Sicilia 0335, after departing traffic, after line up and wait runway 12. After the departing traffic, line up and wait after Sicilia 0335.
0812 Airborne at 25 Unicom 12 decimal 8 for you. Ciao, buona serata. Unicom 12 decimal 8, Sicilia 0812. Ciao Giacomo, grazie. SDA 0335 runway 12 wind from 2003 knots clear for takeoff. Clear for takeoff, SDA 0335. Colonia Tower, good evening, SDA 0649 with information Zulu at holding point Alpha, ready for departure. Colonia Torre, Sierra Indio Charlie 868, riporta a bordo nuovo. Unicom. Unicom per SCL 0335, ciao, grazie, buona serata. Dai, ma perché fai così? Perché fai così? Perché non mi sono fatto? Eccoci qua.
split. Allora. Ah, io la One Sierra. Si è connesso l'approach, eh? Io ce l'ho la One Sierra. Ma l'hai aggiornato le IRAC? Sì. O non me l'ha preso. Ho aggiornato sia quelle di Simbrief che quelle dell'aereo. Ma in teoria anch'io l'ho fatto tutte e due. Ce l'ho. Però boh, ora riguardo. Comunque poi c'è l'approach, mi dirà tutto l'approach. Sì, ma a me non mi ha chiamato ancora. Vabbè, chiamerà. Te sei ancora più avanti, Carlo? No, io sono decollato adesso, c'ho uno dietro a me. Ah, sei dietro. C'ho 0649 dietro a me. Vabbè, chi chiama l'approach chiama. Ma a me non mi ha chiamato. Quando chiama, questo. Noi siamo qua. Non ce ne scappiamo. Che attivo. Ho fatto 306 in atterraggio, dai, neanche devastante. No, beh. No. Perfetto, ti prendi 50 punti. Ah sì? O 50 o 100, non mi ricordo. E poi fai 80 e ne perdi. Ciao. 250. E ciao Antonio. Ciao. 86 passeggeri, 86 passeggeri. Cargo. Dai, porco di merda. Carlo, siamo appiccicati. Quindi sì, stai tu, insomma. Vabbè, faccio una cosa, va, poi mi vetto io un po' più di là, va. Faccio 5, 7, 3. Faccio un 1 2. Si vuoi rallento un po'. No, faccio 1 1 0, va, così ti do un po' di spazio. Vado a sinistra e ti do un po' più di spazio, va. Ecco qua. Grazie. Ah, figurati. No, lo so, ti vedo. Ah, Carlo, stai uscendo dalla City, giusto? Dalla City, giusto? Sì, sì, ma c'ho 649 sì, che mi sta dietro. Attaccato dietro. Allora sto proprio appiccicato. Ho fatto una virata a sinistra, adesso ci... Ma in che senso? C'è l'approccio a Bologna? No, l'approccio, ma non ha chiamato nessuno. Si è attivato ora, ma... è finito, insomma, che si è connesso a fare, non lo so. Se con quelli che vengono da Corfu, sì. Infatti, quelli che arrivano lì. Ma io, teoricamente, io dovrei essere sotto il suo controllo, ma Jack mi ha mandato sulla Unicorn. Se non ti contatta, va tranquillo, ma probabilmente non ti contatta nemmeno, perché ti dovrebbe dire prosegui e basta. Sì, infatti. Invece a Corfù abbiamo il controllo, ho visto. Ah. Ma a Corfù abbiamo il controllo. Ma che è la torre? Qua è un dramma, neanche risponde alla scritta. Al messaggio scritto. Ah, perché non risponde in vocale? Giaco, stai tu dietro di me? Sì. Ma chi è? Tempo che facciamo il backtrack, arrivano loro ad atterrare. Vogliamo andando a fare il backtrack a tutti. Sentite, ma se non risponde, può essere che va di testo, non va di vocale. No, è un po' in campo sotto, secondo me. Di là che non si sente bene la voce, però. Ma la torre o l'approach? La torre o l'approccio? Non lo so, a Corfù. Torre. Se non rispondono, mandate un messaggio testo e magari vi risponde là. No, risponde che non si capisce. Ah, vabbè, no, un'altra cosa. Allora, io gli ho mandato un messaggio di testo e neanche mica. Siamo separati. A posto. Problema. Ma io la torre di Corfù la sento su TeamSpeak. Non sentite la torre o l'approccio di Corfù? La torre si sente, ma non si capisce quello che dice. Va bene, allora, radio 1 1 1 2 5.
basta. Allora non si capisce, deve alzare il volume o deve vedere che cosa deve fare. IVV2063 è uno dei nostri? No, i WFLY è italiani volanti. Dietro a me c'è 812. Yes. Captain. Marco, comunque io mi fermo a 270, quindi se tu vuoi andare a 290 non è un problema. Ma con chi stai parlando? No, non con Marco te, Marco 649. No, okay. Sì Carlo, ok, io sto a 290 già, sono arrivato. Vabbè, allora io mi fermo a 270 così ci separiamo. Adesso faccio così e mi rimetto diretto Bakep in Azerbaijan. Sì, magari. Ma no, nessuno ha fatto qualche screen, vero? No. Maledetti. Facciamo là. La donna sta per decollare. Eccoci qua. Cioè, vedete, tutti quei simulatori pompati e nessuno le fa uno screen carino. Dai, dai, lo faccio là a Corfu con lo scenario quello di Flight Up, quindi era una cosa fatta bene. Lo so, però io lo volevo pubblicare ora sui social. Vabbè. Io già ero oltre le mie capacità con dovendo usare la Unicom scritta col VFR, già ero fuori delle mie. Scusate, ho avuto la cosa per fare. Comunque, vai Gaetano, vai. Molto bravo il controllore a Bologna. Sì, quello vai, di terra, no, sì. No, terra, la torre era scarsa. Vabbè, quello la torre lo sapevamo già. Ho visto controllori migliori. Francesco, ma tu stai volando? Io? Sì. Io ho la tratta da Bologna, ecco. Comunque mi devo mettere con Salvatore 900 che dice che stava a terra, non riusciva a sentire. Adesso devo mettere un attimo con lui e devo vedere di risolvere questa situazione con IVAP. Ma scusa, non doveva fare le prove prima? No, dice che a terra non vede, non vede traffici e non dice che non riesce a connettersi. Quando io cosa? Quando decollavi. Hai fatto lo screen? Sì. Sai che bello che suona? La Lufthansa sarebbe stata più bella, però. Ma questo approccio che sta aperto a fare? Vorrei capire la... Allora, 0773 sta facendo una sorta di circuito. 0708 sarà distrutto dal coronavirus. Ciao ragazzi, cosa facciamo qua? Non mi caga? Salutala. Ma chi è? Ho mandato già 2-3 messaggi. Contatta quello dopo. Ma chi è questo, scusa, Pipati? Costantinos. Ma chi è che non ti risponde? Foteinos 346, ti sta chiamando adesso. Vai Marco. Chi ha detto che era lo start push approved? Sì. Antonio. Oh, finalmente. L'ho visto, malfidato. Tap. Antonio. Chi Antonio? Te, 480. Sì, dimmi. Sono dietro a te, ma stai rallentando?
Eh sì, perché c'è un messaggio sul disco che dice speed break still. Stai con gli speed break fuori, devi chiudere. Perché ti sto arrivando addosso. Beh, fai una cosa, Luca. Applica la tua regola, com'è? Marco. Bisogna girare a sinistra o a destra per sorpassare? A destra, eccoci a qua. Destra. Eccoci qua, vedi? Marco. In questi casi si fa sorpassare a destra, via. L'eccezione è solo per Luca che spara a sinistra. Marco 08128. Sei un tornabozzi, Daniele. Allora, c'è Luca che non devi rompere. Ma tu non ti preoccupare di Gianluca. No, l'ha detto a te. Sì, sì, lo so. Ora io gli metto un bel ditino. Metto un bel ditino qua. Dov'è? Bel ditino medio. Sì, questo qua di Corfu effettivamente c'ha più la voce del telefono porno che altro. Chi è che è atterrato per la 23 a Firenze? 698. Non si fa. E voi avrete preso proprio Luca, che per la serie Firenze la conosce come le sue tasche l'aeroporto. Ti pare che gli possa sfuggire qualcosa? È un attimo difficile atterrarci, cioè parlo con un aereo medio, la cavolo di montagna davanti. Sì, ma Luca la deve finire di dire così, perché ha cercato di atterrarci con un Saturn 3, quindi voglio dire. E infatti non ci sono riuscito. Vabbè, ma lì perché sei scarsino più. È stato qualche anno fa che l'aereo è finito sull'autostrada atterrando da quella parte, ti ricordi? Sì, è stato una vita fa. Ah, sì, una decina, ormai anche di più. No, di più, all'inizio degli anni 90. Era un Air France. Mi stai dando del vecchio. Vabbè, ma soltanto i francesi. Solo i francesi potevano finirci, perdonami. Cioè, scusami. Scusa, ma perché non mi compari sul TICAS se mi stai davanti? Ah no, mi stai dietro. Ah, sto io davanti, allora io ti dovrei comparire io sul TICAS. Prima sei comparso, adesso no. 868 e 733 tra poco si cozzano. Allora, che arrivo è qua? Olgat è 260. Che stare ha messo, Carlo? Aspetta un attimo, adesso controllo. Io ho messo Nosto One Sierra. Ma non lo so, Sierra, ma sì. Io sto controllando. Anch'io. Adesso che è attivo, runway attiva, vedi, runway 34. La 34 arriva attiva. Io ho comunque messo ragazzi, ricordatevi che atterrando sulla 34 non c'è l'ILS. Esatto. Per cui è una procedura VOR o una procedura RNAV. A posto. Io scelto RNAV, infatti. Uno selezionate la frequenza del VOR e mettete il KURS su 345. Yes. Nosto One Sierra. Vabbè, cioè, sei decollato ora, Antonio? Eh? Sei decollato ora? Da un po', sono già fuori dall'approccio. Com'è andata? Bene, sono stato puntuale alla partenza e tutto. Quando sono arrivato all'holding point si è collegata la torre.
che ci ha cambiato la pista, ci ha fatto fare il backtrack quando invece c'erano zero nodi, zero di intensità. Zero, allora, zero. In questi casi, quando una torre si connette, che sei al punto attesa o sei quasi al punto attesa, gli potete dire tranquillamente che ormai avete configurato tutto e decollate da quella sigla. Io infatti gli ho chiesto la clearance al decollo dalla 1.6, lui mi ha detto stand by, dopodiché mi ha detto di andare mi ha dato la clearance praticamente, mi ha detto di andare sulla 30 col backtrack. E te gli dicevi negativo, con la 12, era un piccolo perché problema. Ho già configurato, cioè non si possa connettere e cambiare a quelli che sono già pronti, lo possano fare a quelli all'stand. No, ma poi con attese lunghissime, io sono stato holding point 20 minuti. No, ma il problema pure è che praticamente sta torre incomprensibile. Beh, ma tu glielo dici comunque. Allora dice, tutti abbiamo incominciato a chiedere il testo. Dice, read you one on five, can you check your microphone please? But se no si disconnettono e basta, rimane solo l'approccio. Qual è il problema? No, ma infatti gli ho detto, c'ho problemi col tuo microfono, con la tua radio. E poi piano piano tutti quanti hanno incominciato a chiedere il readback con la via testo, perché era impossibile proprio. Sì, ma queste sono questi che non... Cioè, tenete presente, quando siete in volo, siete voi il comandante, per cui la torre dà delle autorizzazioni, voi le eseguite anche quando siete in attesa, e siete voi che gli rispondete se siete in grado di eseguire l'azione che sta dando lui o se ne chiedete. Lo so, ma infatti io avevo deciso, perché visto che ormai avevo anche scritto su Unicom, taxi... Cioè, io decollavo dalla 12. Io avevo fatto tutto, sì, però poi il problema è che era impossibile parlarci con questo pure. Ci dovevi scrivere, capito? Vabbè, lì... Ok, bene. Scusami, Antonio era... Tutti quelli che hanno chiamato. Era tipo quello di New York, Forse peggio. Ha preso il coraggio perché ce ne vuole. No, perché tu quello di New York un po' lo capivi. Invece questo qua non lo capiva nessuno. Una volta non lo capiva. Cioè, non lo capiva proprio nessuno. Vabbè, fantastico, avrò una bellissima sorpresa allora in arrivo. Infatti guarda, meno male non averlo in approccio, che devi, sai, ti devono dare istruzioni. Vabbè, tu la torre, diciamo... Aspetta, la torre o l'approccio? L'approccio si sente meglio, è un po' quello dell'approccio, un po' così, un po' tedesco. Vabbè, ma se è un po' tedesco mi sta simpatico. Però si sente meglio, invece quello della torre non si sente niente proprio. Sì, praticamente, vabbè, poi vedrete qualcosa. Che ci sono? Eccolo. Senza lui. Cioè, ma sei in volo, Adriano? No, sì. È spento tutta la luce, se non era la luce. Ah, corrente. Stai solo con la batteria. Sfiga. Non c'è peste, credo. No, non esiste. È acceso le bio. No. Tanto tra un po' sarà il momento di Antonio, quindi voglio dire. Ah, perché crasha pure lui generalmente. Se si verrà, eh? No, ma me stavo per te, prima di collegarmi una mezz'oretta. Prima di collegarmi per fare il volo, il computer era impazzito proprio. Vabbè, dico appunto, ha che fatto tra un po' sarà cose nuove oggi. Appunto per quello che dico, tra un po' sarà il tuo momento con Antonio. Ha aperto Paint. Paint. Mm-hmm. Paint, ma l'ha aperto 100 volte. Ah, così run. Cioè... Ho fatto tutto, poi ho fatto lo screen perché glielo voglio far vedere a Carlo. Comunque io quello che ammiro di Antonio è la calma serafica, non gli batte un vaffanculo neanche per sbaglio, proprio, una roba... No, Roberto, Antonio è proprio calmi... Allora, è su Call of Duty, fa 1-100, è lì tranquillo. No, mi ha ucciso, che peccato. C'ha il computer che gli scrive da solo, gli apre mille volte 30, gli crasha, ogni tanto gli fricca la tastiera. Sì. C'ha l'aereo che gli crasha mentre è a metà volo dopo 3 ore di volo. No, tranquillo. Cavolo, mi ha crashato il PC. Vabbè, niente, lo rifaccio. Comunque, questo è un nuovo software. Ragazzi, Altitude. Vai.
Scusatemi, se è entrato in frequenza ad ascoltare, come lo chiamo? Ma chi è? Ma Giacomo dov'è? Non c'è qui. No, sta dall'altro lato, sta ascoltando in intercom. No, perfetto, adesso se è da solo, lo chiamo amore torre del sesso ora. Che fai? aspetta, che entro in frequenza. Aspetta, aspetta. A Bologna Torre. Sta arrivando. Aspetta, Pietro. Sta da là, sta. Fai in intercom. Vai. Qual è che è il server, aspetta? Io ho Italia. Sì, ma volevo vedere che server è... E4. Cacchio, non ce l'ho, porca miseria. Vabbè, io ne ho uno che continua a switchare. Quindi... Lì, vai, puoi andare. Si è collegato alla torre. Siamo entrati tutti, sento. Sì. Io entro con me. Pietro, al tuo momento. Oh, Pierre. Mutabba. Ma mi ha detto Jack che c'è coppola sulla frequenza, quindi devi stare attento. Sì, sta coppola sull'approccio. Appunto, quindi... No, mi ha detto di stare sulla sua frequenza, quindi bisognerebbe dire a Pietro di stare un attimo più. Quello è pure supervisor, attenzione. No, non è il supervisor. Per quello. No, non è supervisor. Mandateli in privato. In per adesso vi scrivo. Ragazzi, ma c'è un problema. Ricordo che qui ci sono in palio 3 abilitazioni al... Ce l'ho già. Come l'aereo che è quello dell'abilitazione? PC-12. Il PC-12, ecco. In mezzo a tutti questi aerei non riesco a trovarmi, eccomi qua. Siamo in due appiccicati, Carlo, vedi quei due? Sì, ma io sto avanti comunque, posso salire anche a 290, anzi sai che ti dico. C'è per l'atterraggio visto a... che c'è, adesso risaliamo a 290. LGKR Corfu 34. Minchia, sull'aereo mi esce 35. Sì, pure a me. E che approccio state facendo? Alfa, Bravo, Tango. Partito. Raga, io le saluto, devo risolvere questo problema qui, se no se senza lui fino a domani. Ciao Adrian. Ciao ragazzi. Ma chi è sta bambina che piange? È di Adriano. Ah, Adrian. No, è mia figlia, Carlo. Vabbè. Esatto. Ah, figurati. Vabbè ragazzi, io vi saluto. Andiamo. Ciao Salvatore, ciao, non ti preoccupare Salvatore, non fare corse, poi piano piano ci mettiamo e te vediamo di sopra. No, sì, infatti, mi sono buttato giusto. Vabbè. Perché sono testa dura, però. Vabbè. Ciao Salvatore. Ciao ragazzi. Io sono sulla terra ma non sento niente e nessuno. Sono di Polonia. Io sono sul Gargano. Sta parlando. Oh, ma io sono a 60 miglia alla 60 miglia alla ricerca. Sì, a me ne manca 2,60. Antonio Iesu. Sì, sono io. Che cos'è?
It's my opinion. It's not only yours. Ma quindi sì. Luca, sull'Airbus come fai a settare il corso? Non si può settare. Sì, lo scrivi sull'MCU. Sì, ma quello che ho capito. Va bene, già c'è. Sotto la frequenza c'è da scrivere su che, come vuoi che sia orientato il corso. Fammi vedere. Il VOR, tanto. Ma non lo fai in automatico? No, già c'è, vedi. No. Te lo dice già, 255 l'Airbus. Ti seleziona già i VOR. Luca, quando tu selezioni la procedura VOR per l'approccio, lui ti setta già tutto. Con l'Airbus, sì, ma se te lo volessi fare a modo fuori rotta, lui ti seleziona i VOR che c'è nelle vicinanze. No, no, certo, però lì sì, però te però puoi dirgli ne voglio un altro, e a quel punto gli puoi anche settare il course scrivendogli che orientamento devi avere. Certo, però per l'approccio così in generale fa tutto bene. Comunque io, per evitare problemi all'arrivo qua a Corfù, chi è che ha problemi col microfono, la torre o l'approccio? Torre. Allora io adesso gli scrivo un messaggio in privato e dico please check your microphone. Senti, ma tieni problemi purissimo. Ah, va bene. No, no. Non è solo il microfono. Ma ci stanno sia problemi di microfono, ma sia... Va bene, io metto sempre il microfono come scusa, poi vediamo se... Certo. L'approccio è capace, ma quello... No, non è... Per quando possa dirlo io. Che va bene. L'approccio che è tedesco, no? A parte, ragazzi, la torre, e quando sei in corto finale passi, sì, in frequenza. Ma appunto, dice solo clear to land. Se ne frega. E poi si dice che... magari anche stand. Ma noi che per partire ci abbiamo messo una vita. Vabbè, ma lo stand che ti deve dare in buone possibilità ti dice anche stand at your choice. Sì, ma in questo caso non è che c'ha molta scelta all'aeroporto di Corfù. Certo. Cioè, occhio adesso, quello è. Sulla live di YouTube si sente tutto Discord, eh? Lo sapete? Sì, sì, lo so. Ho messo un messaggio su... Finché uno non... Aspettate, ma io sono ricercato dalla polizia segreta, adesso come faccio? Chi è? Ti hanno beccato. Dalla polizia segreta. Comunque, secondo me ci vettora. Sì, ma basta che vi separa in arrivo. Chi è il primo di noi che arriva? Ah, quello di Italiani Volanti? Sì, Italiani Volanti, poi arrivo io. Superalo, dai, tu lo sai fare questo. No, lo stavo per superare. Poi non c'è. Infatti vedo che sei già alla sua destra. No. Lo stavo per superare, no? Poi a un certo punto... Lui ha messo... Io ho alzato la velocità per superarlo. Lui a un certo punto ha alzato anche lui la velocità e si è allontanato. Sì, comunque vai 20 nodi più veloce di lui. Ma se vuoi metto a 0,81, non è un problema. Sta andando a 0,78. 0,81 ci garba di più, dai. Vai, vale 0,81. Scusa, 30 in Sicilia... 0,82. No, non hai capito. Io lo stavo per... Scherzo, lui, eh. Lui è un certo... Io l'ho già messo 0,81, che penso. 0,82 in realtà. Solo che lo stavo per superare a un certo punto questo qua. Boh, adesso il ti tiene d'occhio. Sì, probabilmente mi tiene d'occhio. Sei il famigerato, per cui lo sa, dice questo. Ha capito. Quindi si atterra alla 34. Un po', eh. Raga, 34 si atterra. Sì. Ciao YouTube. Sì. Quindi VOR. No, io non atterro poco. Io atterro Renov. Anch'io Renov. 700 kg ho consumato, ragazzi. Sì, io anche perché io arrivo da Bedex, il mio ultimo punto è Bedex. Io l'ho messo come transition sulla star. No, è il mio ultimo punto. Chi questo mi dice sempre speed break? Quindi R9, sì. Perfetto. Che star fate? La 1 Sierra o 1 Tango? 1 Sierra. Ma io ho impostato 1 Sierra. Guarda, solo per te, se vuoi Luca gli scrivo e gli dico di darti quell'altra. Hai visto? Ha detto che adesso... Va bene, la setto anch'io la R-Nav. Mi ha risposto... Guarda Bellino, l'approccio di Bologna, 0733, si è scusato per la fonia, che era la sua prima volta, e lui ha detto non ti devi scusare.
ma Simone è bravo, non è io. Dai, solo perché sei in live, lo dici. Ma comunque mi ha risposto di... la torre e dice che controllerà il microfono. Adesso vediamo. Sì, sono proprio curioso. Carlo, accelera un'antichetta. Ah, aspetta un attimo. Ah, sì. Antonio, ci stiamo scambiando. Salutami dal finestrino. Allora vado a 7.9, va? 7. Quanto stai tu, Mac? Punto 65. E io sto a 7. Stavo a 7. Io stavo a 7.6. Quindi. Luca, ti mando un paio di video. No, stavo anch'io così, ho rallentato un po'. Sì, ma non li guardo. No. Vabbè, vado. Vado a Mac 7.9, va? Tanto c'è spazio. Vai. Jacopo. Oh. Mi stai superando. Bella roba. Sei una freccia. A sinistra. Io ho preso questo. Superate a sinistra, mi raccomando. È bello anche questo, eh. Sì. Freccia a sinistra, mi raccomando. Ma il primo è un mito. Beh, il Tomcat è qualcosa di, cioè, ragazzi, di che stiamo parlando? Ma ci sta il Ryanair. Sì, è davanti. Aspetta, l'avevo visto. Giacomo, guarda che hai 400 piedi di altitudine in più, eh. Ah, sto salendo. Ah, ok. Beh, per bellezza, Luca, il primo è il più bello. Sì. Per storia, però. Belli tutti, là. Il primo è il 7-8 degli aerei militari. Oh, contact 1-2-2-3-2-5-0. Un saluto a tutti gli amici pugliesi. Ma chi? Ah, ma c'è qualcuno dietro di me? Pensavo di essere l'ultimo. 609. C'è Pietro per me. Ho già dato le istruzioni dell'atterraggio. Che si dice a Firenze? Firenze calma piatta, c'è 0733 Antonio che sta atterrando a Bologna e chiede le istruzioni a Jack che gliel'ha già date e lui non le sente. Non so se non comunque sente la torre. Confermo vettoramenti da parte dell'approccio. No, ma a Firenze ci sta. C'è un evento di questi med che stanno arrivando. Chi sono questi qua? Mediterranea, stanno facendo un evento a terra a Firenze. Vettore l'approccio per la borda. Io mi tengo l'RNAP. Sì, è vero, ci sono questi med e sono andati a Firenze. Solo che non c'è niente, non c'è torre, non c'è un capo. Grazie. Comunque i nostri aeroporti sui VAO quando facciamo i cosi sono sempre. C'è un SIC 0893 che sta facendo una rotta strana. Chi è? 0893. È Roberto. Roberto Amadei, sì, c'ha una rotta un po' diversa dagli altri. È sopra, praticamente in Umbria, tra Fabriano, Gubbio, quella zona lì. Ma sta facendo un evento con gli altri? No, è una Corfu Bologna. Ma chi è? Corfu Bologna. Ci può stare. Anche Marco sta facendo una rotta differente per Bologna. Sì. C'è Antonio 0733 che non si sente con Jack. Si chiamano e non si sentono. Sono in volo, ce l'ho fatta. 3, 4, 6.
decollato ora. Ok. Tutto bene, Marco? Procede bene il decollo? Sì, adesso vado con l'approccio. Sei Remark World Tour, Marco. Hai lasciato ancora i Remark. È rimasto da... Da quanto tempo il World Tour? Da 2 giorni fa. È un grande Marco. Luca, molto. Luca, bella, bella notizia per te, eh? Sono riuscito ad andare abbastanza veloce da essere prima ad atterrare. Mi ha reso il primo. Ma l'altro è addirittura fuori, cioè mi sta facendo un'altra procedura. Beh, comunque. Ma chi è 0735? Sono il primo in approccio. Daniele. E ce l'ho fatta, dai. Ma ti sta vettorando? Sì, vabbè. Mi ha detto che sono il primo in approccio. Vabbè, benissimo. Vabbè. No, basta che vettora, poi comincia a dirti slow down, speed to 1-0 knots, eh? Interessante. Sì, però si capisce. Ma io gli eventi che faccio, quelli sui VAO, ci stanno tipo Düsseldorf, quell'altro che era. Era Francoforte, ma quello, mamma mia, quello era proprio, erano delle macchinette quei controllori là. Erano proprio mitragliette pure. Adesso domani c'ho su Vazim c'è ITRO Real Flight Event. Quello non me lo mando. Wow. Sì. Quello ma, già. Scusate, qualcuno sa come si imposta lo step climb sul 738? Beh, lo devo poi mettere senso? Nell'FMC. Basta mettere. Cioè, lo devo fare in manuale. Io. Sì, metti barra FL, quello che vuoi tu. Okay. Dove vuoi l'altitudine, insomma. Ah, ok. Cioè, barra 280, barra 270, lui te lo prende. Se vuoi anche modificare la velocità, scrivi anche la velocità prima della barra. Marco, non c'è lo step climb automatico come... Infatti, questo dicevo, se esisteva. No, non c'è, devi farlo manuale. Carlo, ci siamo abbastanza separati noi, quindi adesso sì, posso accelerare un po'. Sì, accelera adesso a 7.9. Ma tanto stiamo qua, no? Dove stiamo? No? Non stiamo ancora qua. Sul Gargano siamo. Ah, vabbè, basta. Dopo il Gargano. Ci vuole tempo. Un attimo solo che devo... Dice Jack il tubo di pitò. Luca, sì? Dal Ticas quanto ce l'hai distante Antonio 480? 19 miglia. Perché siete i più vicini tra tutto il trenino? Sì, ci siamo avvicinati, però si sta mantenendo ora da un... questa situazione. C'è una velocità di 310 nodi. Indicata e di ground? Mi hanno cassato la prossima 476 se non sbaglio. Ok, io sono a 466, per cui si allunga la distanza. Tra quando cominciamo la discesa? Mi segna 24 miglia al top. Sì, ci può stare, a me ne sei 21. A me 60. Io l'anticipo, va. Mi sembra che si debba riportare livello 100 massimo minimo al punto che ora non mi ricordo. Ora... Tra Nosto e Bedex. 4 miglia da Bedex. Dunque, la carta dice che a Nosto dobbiamo essere minimo a livello 100, per cui non più bassi di 100. Si chiama top descent o top descent? Top of descent. Top of.
Iniziamo a incrociarci, ragazzi. Salutiamoci. Sì. Io sono tra due, ne ho una a destra e una a sinistra. Dopo il Gargano. Ciao Giaco, 649. Eccomi, ciao Gaetano. Ciao, ciao Marco. Siamo, mi avete incastrato. Io sto per incrociare invece Antonio 677. Ma vi appaiono sul Ticas? Io sì. A me no, adesso devo vedere un attimo che sta. No, neanche a me, neanche a me. Devono apparire perché no, questa cosa non va. Domenico. E devono appaiono a una distanza di 20 miglia sul 7-3, ma anche sul 3-20. C'ho il 3-20. Se sono più lontano prima... non li vedo. No, io c'ho il sul 3-20, però Tolis. Sul 3-20 hai la possibilità di settare il TCAS che ti guardi quelli in alla tua altezza, quelli sopra o quelli sotto, o tutti. Anche sul 738 della PMDG. No, cioè, io sì, sullo Zibo non c'è. Io sul 3-20. No, prima Carlo, io ti ho prima mi ha segnalato te. Sono 319, quindi... traffic. Sono Tolis. Ma anche a quota sta salendo poi dalla Grecia? 320, immagino. Ah, vabbè, io sono più alto. Ma sono l'unico che sta volando così alto? Sì, perché abbiamo deciso di fare le aerovie, per cui siamo stati sotto ai 305. Ah, giusto. Ah, più alto di me non penso. Io sono a 350. Io ho 4-3. Io ho 4-3. Vabbè, ovvio. Dai in orbita, Giacomo. Io col Falcon. Io ho iniziato la discesa. Ok, fra pochin'ora la inizio anch'io. Io devo cambiare quota, infatti devo scendere a 250. Non vorrei che incrocio qualcuno. Allora, c'ho di fronte 598, Gaetano. Sì, sono io. Tu sei a 300. Ah, sì. No, 300. Perché io adesso comincio a scendere per passare a 250. Vabbè, quindi, ma sei abbastanza distante. Sono, sì. Adesso senti, ma come si fa a vedere col TCAS? Ah, su PMDG dici? Sì. Allora, hai presente dove... Aspetta. No, allora terrain sull'EFIS, i bottoncini che stanno sotto l'EFIS. Sì, esatto. Allora io premo di solito terrain e qual era l'altro? Aspetta, ah, ecco qua. Sai dove ingrandisci o ridimensioni la mappa? Sull'EFIS? Sì. Lì al centro devi cliccare. Ah, okay. TFC c'è scritto. Ti compare la scritta TFC in blu nell'EFIS. Ah sì, ok. Quindi in quelle condizioni lì vedi il traffico. Sì. Lo vedi adesso? Adesso dovrei vederti. No, a questo punto no. A me mi segna 52 miglia. Mi vedi? No, ma 52 miglia è impossibile. Sì, io ti vedo, sì, sul TCAS, no, sì. Mi stai passando quasi sotto. Io non ti vedo. Ma è apparso il TFC? Sì. Forse devo premere qualche altra cosa. E allora forse devi andare sulle impostazioni, sul menu setup. Ma l'hai options. L'hai attivato la rotellina TCAS, quella lì vicino allo squawk, dove senti lo squawk? Sì, il transponder è attivo, ovviamente. Ma l'hai messo su TCAS però? L'ho messo sul Tara? Sì, sul Tara. Ah, Tara. Allora, se vai su... Allora, dovrebbe essere... Aspetta, vediamo che lo c'è. Ragazzi, se guardate adesso è una meraviglia lo stivale, Il tacco proprio. Carlo, cambia visuale su YouTube. Aspetta, va a abbassare il volume, perciò... Ah, ecco qua. Ah, è presto.
devo abbassare il volume se metto la visuale esterna, è troppo forte, ecco qua. Ascolta, Gaetano, sì. E se vai su... Allora, dov'è che... da dove ci sono andato? Setup, sul menu. Sì. Aircraft. Displays. Displays, ok. E vai alla pagina... alla pagina 6. Vedi che ci sono 9 pagine, alla pagina 6. 6? Sì. Ok, te ce l'ho on. Ce l'hai on e poi show... non c'hai show all. Filter. Metti su show all. Ok, show all, perfetto. Vediamo, vediamo se ti... adesso ti vedo delle... Ok, perfetto. Vedi dei, ok, grazie. Vedi dei puntini. Sì. Vedi dei puntini bianchi. Con dei numeri a fianco, più o meno. Carlo, questo è tutto, che... non ti aspettare niente, eh. Non vedi nessun film. Non lo so, le vostre faccine. No? Ma Daniele alla fine non si è mutato, vero? Sì, è atterrato. È atterrato già? No, sta atterrando adesso. Ah sì, ma tutto vettorato quindi. Vabbè, sarà la... niente, la VR Approach, penso. Ragazzi, ma se sulla Fuel Prediction... sull'EFOB che devo arrivare all'IPE c'è scritto 0.0, significa che non ci arrivo? Significa che sono cazzi. Mi chiamo Approach, ci sentiamo. Ciao. Ciao Luca. Devo preoccuparmi, sì, è vero. Vabbè, fai un refueling. Vai, fai un refueling, fai finta che i caccia ti hanno scortato e ti stanno... no, esatto, ti stanno rifornendo. Ma che strano però, perché insomma... Vabbè, devi ringraziare comunque, la torre. Quando, esatto, quando ci sono gli eventi, mettete sempre un po' di extra fuel in più. Ma ne ho messo abbastanza, eh? Abbastanza. Per fare la tratta ho messo 6.500 kg in più o... no, complessivo. Guarda, io ne ho messi 10.000, 10.100. 10.100 e adesso ne ho 6.000. Ma chi, no, io... libre? Chili. Chili. E adesso ne ho 4.000. Allora, io ho fatto fare a Simbri, però Simbri direzionare l'extra, no? E ho inserito 2000 kg perché quando ci sono gli eventi può capitare sempre un holding oppure appunto che passi un sacco di tempo in aeroporto prima di partire. Eh sì, Marco, mi ha fregato il greco che mi ha fatto stare là. Dice tanto paga la compagnia. Ha tenuto appeso per quanto tempo. Non è lo start and stop, Marco. lo devono fare ancora. Ah, qualcuno che ha messo l'immagine. Sì, ma 411 non è nell'evento. Chi è che mi sta passando quasi sopra il 600? Poi andiamo all'approccio a dopo. Ciao. Dopo. Certo che l'approccio si divertirà, eh? Sì, sì. Ragazzi, mi sono accorto di una cosa. Che è successo? La Cars.
No, non fa niente, non è il problema. No, io sono arrivato. Sono arrivato non sono un fantasma. Sono arrivato a pelo ad accenderlo. Vabbè, l'importante è che sei presente e ti stai divertendo, poi che sia registrato ma... meno. Ma figurati, infatti ho detto guarda, ma proprio adesso. Io invece appena ho aperto il simulatore è stata la prima cosa che ho fatto, ho attivato. E poi, preso da tutte le cose te lo dimentico. No, guarda, per il regolamento di Air Sicilia devi tornare indietro. Tornare indietro, riavviare. Indietro, però. Ti fermi, ti alzi e riparti. Guarda, io sto facendo un sacrificio perché ho la regola. Ho la febbre addosso, si sente dalla voce. Comunque, vabbè, dai, è bello come siamo. Quindi come star a Bologna? Avete scelto? Allora, no, sceglierà il nostro Coppola. Ah beh certo, ci chiama lui. Beh, ci, però ci potrebbe vettura, essere vettura, credo. Che siamo sì. Tanti forse. Potrebbe essere un Peleg 3F, 3 Foxtrot, oppure no, dovrebbe essere il Peleg 5 November. 5 November, no? Io avevo scelto la Luma 2M. Venendo da Luma, dove arrivi? Non arrivi a Peleg Lumav. Ah vabbè, io arrivo a Peleg Lumav dopo c'è che nella Peleg la rotta che ci ha dato sì. Vabbè, ma sicuramente novembre. Ci vettorerà lui perché adesso o 4 è un arco o 4 sì. Mai arriviamo tutti assieme, per cui ci vetturerà sicuramente. Sì. Cioè poco fa... Ma ci vettura sicuramente. Poco fa stavo arrivando a terra mentre stavo facendo il taxi, perché ho comprato la pedaliera, non mi è partita la sedia che c'ha le ruote, e ho fatto un 360 gradi sulla taxi, stavo arrivando a mare. Io devo frenare ste ruote, devo trovare un sistema. È però prima è tutta una... Sicilia, dai, è tutta un'altra storia la con le pedaliere. Dani, ma Ivo Fly ha fatto go around? Sì, infatti sono il primo ad essere atterrato. Godo. Mi aveva detto che dovevo essere il primo. Perché ha fatto go around? Non penso troppo alto. Ah, proprio di sua spontanea volontà. Sì. Pensavo perché la pista. Sì, sì, no, gli fa go around. R-Nav, capito? È difficile. Eh beh, solo un pilota in Sicilia. Comunque, siccome mi ha detto che ero il numero uno, ma poi a un certo punto mi fa che ero il numero due, io godo perché dovevo essere il numero uno. E allora? Detto number two, becoming Carlo, number io one. Io adesso vedo il TICAS, tu non vedi niente? Eh no, che tu stai dietro a me, io vedo solo il traffico davanti a me. Beh, ma quelli davanti a te non li vedi? Ma no, ce n'è uno che sta lontano, c'è 812 che sta... Ah, sta troppo lontano. No, non sta, sarà 40 miglia sicuro più avanti di me. Vedi, se metto 80, ma non lo vedo comunque. No, non lo vedo. Ci sono così pochi stand a Corfu. Ecco che è un aeroportiglio, no? Madonna, proprio... C'è una minchia, Marco, a Corfu. Quello che avevo detto prima, no? Detta proprio. Ma si riesce a liberare ad Alfa 3, giusto? Sì, io ho liberato Alfa 3. E ti ha assegnato lo stand o ha scelto? Sì, ma la Blue 7 io mi sono parcheggiato al primo che ho trovato. Anche perché nemmeno ce l'ho il 7 su X-Play. Perché... Comunque sì, da Alfa 3 si atterri normalmente, senza andare un po' lontano ce la fai. Ma scusa, l'approccio ti ha vettorato fino al fino ha a finale? Sì, sì, vettore. Tutto vettore. Sì, sì. Tranquillamente, proprio. Ti vettora fino alla fine, poi si stava per dimenticare di passarmi alla torre, ma tanto se l'è atterrata mi sembra che sia passato. A proposito, la torre non si capisce niente, l'approccio si capisce. 1, 2, 2, 3, 5. È peggio di quello americano.
No, l'americano è peggio, era peggio. Sì? Sì, questo qua si capiva alla fine. Allora, questo qui secondo me inizia, cioè, con le prime parole capito, che lo capisci, e poi incomincia ad andare in saturazione. Secondo allora, me... non lo so, io onestamente l'ho capito tutto tranne una cosa, che era lo stand. Cioè, solo il numero dello stand non ho capito, però il resto. Cioè, non che avesse molto da dire, però si capiva abbastanza. L'approccio invece si capiva benissimo. L'approccio sì, ma era tedesco? Secondo te? Carlo? Sì. Ma tu a che orario avevi come partenza? Oh, ecco qua, sta chiamando 20 e 12, una cosa, okay, del genere, non mi ricordo. Saluto che ti sta chiamando, Questo già a 20.000 già mi chiama. Vuole avere tutto sotto controllo. Appunto. Sì, quello lì chiama subito. Ciao, ma dopo, perché mi sta dicendo traffic? Marco! Ci stiamo schiantando. Kirkir approach, good evening, Sicilia 0335, with you flight level 192. Sicilia 0335, good evening, Cycle Squawk 4460. 4460 in the box, Sicilia 0335. Sicilia 7902, descend 3000 feet. 3000 feet per Sicilia 0792. Sicilia 812, descend 4000 feet, all the QNH 1021. Roger, descend 4000 feet, Sicilia 012. Sicilia 335, radar contact passing flight level 183, expect vectors for the VORTM runway 34, left heading 120, descend 5000 feet, QNH 1021. Left 1-0, descend 5000 feet, Sicilia 0335, LS, expect for runway 34. Sicilia 792, left heading 080. Left 080, Sicilia Sicilia 812, left heading 110. Heading 110, Sicilia 012. Va bene, I can now, I'm busy. Sicilia 792, left heading 010, cleared via ADM runway 34, number 2, number 1, 7 miles final. Left 010, number 2, Sicilia 0792. Sicilia 480, confirm as a radial stabilizer. Confirm stabilizer, Sicilia 0482. 480 contact tower 120.890.
contact tower shield. Approach, good evening, Air Sicilia 0649 with information Delta, direct north on the descending flight level 100. Air Sicilia 649, Kelly Spare, Delta is confirmed, expect vectors via DMI, runway 34, left heading 120, descent flight level 110. Sierra 0649, descent flight level 110 and heading 120. Heading 120, flight level 110, Sierra 0649. Carpere approach, Sicilia 0792, establish on locator runway 34. Sierra 792, contact tower 120.890F90. With tower 120.890 and Sicilia 0792, thank you for your service. Bye. SLA 0812 left, heading 080, descent 3000 feet. Heading 080, descent 3000 feet, SLA 0812. SLA 812 left heading 010, clear to you at the mirror runway 34. Heading 010, clear the runway 34, Sicilia 322. SLA 649 descent flight level 070. SLA 0649 descent flight level 70. SLA 335 descend 3000 feet. 3000 feet, SCA 335. Approach Sicilia 0812, establish runway 34. SLA 0812, contact tower 120.890. Tower 120.890, Sicilia 0812. Thank you, bye. Bye, sir.
0649 at descent 4000 feet QNH 1021. Da 0335 left heading 080 left 080 0335. Cecilia 0335 left heading 010 clear to DME runway 34. Left 010 clear the DME VR runway 34. Cecilia 0335. Dai, dai, Cecilia 0649 left heading 080 descent 3000 feet. Cecilia 0335, you are overshooting the arrival. Make a left now to intercept. Left to intercept, Cecilia 0335, thank you. Corpo approach, good evening, Cecilia 0128, passing infra level 150. Cecilia 0128, Calispera, Rada Cota Freta for 150, proceed. Dai, ma perché fai così? Perché fai così? Echo X-ray, descend 5000 feet on the QNH 1021. Direct BEDEX and descend 5000 feet, QNH 1021, SG 0128.
Sicilia 0335 visual runway 34. Select 0335 contact tower 10.890. 0.890 thank you for the service, have a good night, bye. Good night, sir. Tower, good evening, Sicilia 0335, on a visual, runway 34. Sicilia 0335, wind calm, runway 34, clear to land. Clear to land, runway 34, Sicilia 0335. One pass. Sicilia 0335, for information, vacate on Alpha 2. We were getting enough for Twitch, yeah, do you find, thank you. On Alpha 2, it's 0335. Yeah, 0335, attached to stand of choice, report on blocks. Stand of my choice and report on blocks, it's 0335, thank you. Tower Sicilia, verifico per me nel Running Tiger. Sicilia 649, runway 34, clear to land. Thank you.
Ok. With 7 golf mic vacate on the first convenient on the right on ground at 07. Ma c'è qualcuno che è andato lungo? Contact ground 21.075, grazie mille. Non ho capito un cazzo. C'è qualcuno che è andato lungo? No, no, è parteggiato. No, no, ho visto uno che è atterrato qua, è andato a finire nelle fresche. Ah sì, fammi vedere. Sì. Ma questo scenario Jack, come mai lo zibo? Non ho capito, t'ho perso. Lo zibo mi dà un sacco di errori di... Zero. Mi dà le lendi. No, di t'ho perso. Lo zibo gli dà... di landing. Mi dà un sacco di errori di... Located at 08, standard taxi to stand of your choice, via Tango... Non ci sei più in frequenza, ma... scusatemi! Cioè, una volta siamo in live, eh! Parlare, una volta che Luca riusciva a parlare senza essere... senza laggare, tu... No, scusa, non cadimi. In frequenza, no, complimenti. Vai, Luca. Lo zibo mi dà errori di tutti i tipi di... Sì, ma lo fa a tutti, non ti preoccupare. Sì, no, lo fa a tutti. Ma prima non lo faceva. No, adesso ho anche aperto il codice. Non potevano lasciare stare questo. No, è che sto cazzo di Vamacar, se porca puttana. Oh, live, stai tranquillo. Tranquillo, grazie. Questo prego. Gran favo di Simakers. Ciao Francesco. Questo disdicevole Simakers. Bravo, bravi, bravo, bravi. Disdicevole sacramentale di Simakers. Jack, non è aggiornato. Jack, scusa. Capisco che insomma smettila, smetti, sei insopportabile. Capisco che il Simakers non è fatto bene, capisco che lo zibo fa ancora fa ancora. Ma io tocio. Sentite, ma perché non facciamo una cosa? Ma perché non eliminiamo questi errori di queste luci che tutte le volte luci sì, luci no, via, basta. Niente più errori di luci. Ah, leviamo mano, io. È qua Giacco, chiede Giacco, è l'unico che può saperlo. E poi errore, non ci sono errori. E poi un altro errore che bisogna eliminare: non hai usato una livrea ufficiale, quello è il mito, è il mio errore quello. Quello sì, anche il mio, pure a me. Non hai usato una livrea ufficiale. In che cazzo è Libe Obs? Libe Obs. C'è qualcuno che ti spia, quello è... Tutti mi spiano. Ciao bello. Dai, comandante! Allora, sto lì, se lo prendiamo o no? Sto in mezzo ai nuvole adesso. Tra un po' ti posso dire che cosa riesco a prendere. Ma te c'è una scusa per ogni cosa. Ma che è questo microfono? Ma c'è sei tu? Anche 265 molesto, come se... chiedo 265. Mi si sta rompendo il microfono, fra poco non riuscirò più manco a parlare, porca butta. Bella, siamo in live. Oh, siamo in live. Porca pupazza, perché non l'avete detto, scusatemi. Ma come l'ho detto per la barba di Giosafatte. Scusate, tutti gli spettatori, non volevo. Molesto, attenzione, un Giacomo molesto che potrebbe rompere le palle del comandante. Sì, sì. E dite, taglio metà. Addirittura in sottovento. No, Giacomo, ti prego, ti prego. Addirittura in sottovento sinistro, alle. Cosa sei? Ora gli taglio la strada. Fai il corto finale e fallo andare in go around. Tanto il comandante. Ma che cos'è questa Aurora? No, questa è IVAC 2. Ah, IVAC 2, no, io sono ancora IVAC 1. O Aurora. Poi passa Aurora, dal prossimo giro passa Aurora. Ma ti pare che quello scarsone di Jack, con le sue bellissime scarpe. Come controllore non puoi rompermi le palle, sei più scarso di me. Penso che essere più bravi di me a controllare non conosco. Adesso il comandante non... Se adesso il comandante non mi chiama entro le 5 miglia, lo bando dalla compagnia. Ma non ti devo chiamare quando sono stabile sull'ILS? Sì. Ok.
ancora sta adesso. Mi sa che se aspetti che lui sarà stabile sugli LS, noi ci vediamo domani sera. E stai a 1006, se non sei stabile a 1006, non lo so. Appunto. Ancora, cioè, lo devo agganciare gli LS per chiamare la torre o no? No, tu no, sì. Per te c'è una regola speciale. Chiamalo stabile. Chiamalo. Ma quanto sei di quota? 3000. Ok, giusto. È allineato. 2,9. Non si vergognerà neanche un po'. 8. 2,7. Facciamo 2,7. Poi chiudiamo la live. Non riesco a girare la visuale su sto gioco. Unicorn Vaccine 0335, thank you for your service, have a good night, bye. Ciao. Non è stabile su DLS. 2-6. Mandalo in go around così atterro io. E ti devo far ridurre, se chiudi adesso ti devo far ridurre. Air Sicilia 0677, go around, ripeto. No, 265 go around, secondo me. No, 677 go around. Ciao. Ehi, hey. Io sto Ryanair, lui sta partendo sto Ryanair. Oh Jack. Ciao caro. Ma non mi hai risposto per come volevo io. Come? Non hai sentito cosa ti ho detto quando eri in torre? No. Come no? Trovato il decollo perché hai detto 2-3 cagate di troppo. Quindi chi mi hanno sentito? Hanno fatto bene. Antonio, dammi lo stabile, se no devo mandarvi se devo in go around, dammi lo stabile, cazzo. Mandalo in go around e fai atterraggiato. No, e appunto, se non mi dà lo stabile devo fare atterraggiato. Chiamala e digli che in go around, che non caghi. Non c'è in frequenza, non c'è. Mandagli il forzacco, Jack. Mandagli il forzacco. Di go around, ma così ci divertiamo. Non è ancora 5 miglia, non posso ancora fare di cazzo. Giacomo è già indifferente. 7. Ma lui non se ne accorge, è cieco, dai il go around, basta. Sì. Ragazzi, ciao, buonanotte, io vado, la mi sbagliamo. Ciao, buonanotte. Buonanotte a tutti, ciao no, ragazzi. Antonio, ti ha dato il go around, via. Antonio, chiamami. Ma io ti sto chiamando. Adesso non c'è frequenza. Ma non sei sulla frequenza. Vabbè, Antonio, 128. Antonio, go around, basta, via. Sei alle 5 miglia ormai. Tardo. Ci sei, adesso ci sei, chiami. Borgo Panigale, good evening, Sicilia 0677, establish ILS runway 1-2. Sì, a 200 piedi, alla minima. 0677, Panigale Tower, runway 1-2, wind from 270 at 3 North Street Land. Non potevi mandarlo in go around? Sicilia 0677. Cioè, praticamente alla minima l'ha chiamato, no? Ah, veramente? Io volevo farmi due risate con il comandante in go around, sai, che erano quelli divertenti, invece, sì. Jack. Eia. Ma che te l'ho detto? Me l'ho sentito? Eh? Me l'ho sentito?